È una semplice intervista per il giornale. Ho solo un paio di domande. Il signor Gray può vederla ora. È un successo senza precedenti quello di 50 sfumature di grigio. Il romanzo 100 milioni di copie di L. James arriva oggi al cinema ed è un fenomeno globale. 250 milioni di visualizzazioni del trailer su YouTube, 180.000 biglietti già venduti, la colonna sonora è nella top 5 di iTunes. Tra gli appassionati della saga ci sono anche Oprah Winfrey e Harry Styles, ma è soprattutto l'alto tasso erotico a fare notizia. Con 12 scene di sesso, il film è stato definito il più hot degli ultimi 10 anni. Ne abbiamo parlato con Cami, una delle fondatrici del sito riferimento per i fan italiani. Presumo che se non avesse la componente erotica, con dei temi trattati che non si sono mai sentiti, non sono mai letti a livello di grande massa di pubblico, sarebbe un semplice romanzo come un Harmony, per esempio. E diamo a Cesare quello che di Cesare, è il sesso che lo fa diventare così famoso. Questo qui non è un film erotico, fortemente, è un film sensuale, però erotismo a livello proprio come parola pura, secondo me, non ci sarà mai tantissimo. Anastasia. Christian. Ti rendi conto che non ha mai smesso di guardarti? Hai conosciuto un uomo? Sei libera. Vorrei guardarti negli occhi per avere un'idea di quello che pensi. Quindi è un maniaco del controllo. Esercito il controllo su tutto. Sarà molto noioso. Dakota Johnson, figlia di Melanie Griffith, è Anastasia Steele, timida studentessa che verrà trascinata nel mondo oscuro di Christian Grey, alias Jamie Dornan, un mondo fatto di bondage e giochi erotici. In Italia spetterà ai doppiatori Rossa Caputo e Andrea Mete riprodurre questa storia di amore e sospiri. Qualche oncia di imbarazzo sicuramente sì, perché ero molto dentro Anastasia, cioè cercavo di trovare il suo stesso imbarazzo in un certo qual modo. C'è stata una battuta in particolare che mi ha colpito, che è stata: i miei gusti sono molto singolari, non devi sapere altro. E lei dice: illuminami allora. Oh mio Dio. E devo dire che il direttore in questione ci ha fatto mettere a pecora a 90, ci ha fatto scendere per terra, cioè delle cose assurde, molto divertenti tra l'altro. Io e Andrea Amete ci siamo divertiti tantissimo. Il personaggio di Christian secondo me non è particolarmente diverso da tanti altri, è un po' questi uomini tormentati che hanno un lato oscuro abbastanza pronunciato. Ho avuto un inizio difficile nella vita, dovresti starmi lontana. Non mi interessa una storia d'amore. Il libro è diventato famoso per essere un libro, tra virgolette, spinto, ma è effettivamente una grande storia d'amore ed è giusto che esca a San Valentino. Non so se posso stare con lui nel modo in cui mi vuole. E se restassi, che cosa accadrebbe? I know if I'm haunting you, you must be haunting me.